ghiandole salivari si dividono in ghiandole salivari maggiori e minori. Le minori sono delle piccole ghiandole fatte da poche cellule, che si dividono in ghiandole anteriori, in ghiandole della mucosa linguale, delle guance, del palato, delle labbra, sono le ghiandole del vestibolo buccale. Ma lo studio ecografico si rivolge soprattutto alle ghiandole salivari maggiori, che sono tre coppie di ghiandole poste ai due lati del viso, le parotidi, le sottomandibolari e le sottolinguali. Effettivamente le sottolinguali sono sei piccole, non presentano grandi patologie, per cui lo studio si accentra soprattutto sulle ghiandole parotidi e sulle sottomandibolari. Sono ghiandole facilmente di facile repere, per cui lo studio è molto semplice con sonde ad alta frequenza. Sono organi ovviamente di tipo superficiale. Queste che si vedono sono le proiezioni per lo studio della ghiandola parotide. La ghiandola parotide, un piccolo richiamo anatomico, è facilmente riconoscibile, è una ghiandola superficiale che ha delle limitanti ben precise: la branca montante della mandibola, il muscolo massetere anteriormente, il muscolo sternocleidomastoideo e il ventre posteriore del muscolo digastrico posteriormente, in profondità le strutture vascolari profonde del collo. L'ecografia ricostruisce con una certa precisione la ghiandola parotide. Al davanti si può vedere la branca orizzontale e poi montante della mandibola, seguita da un cono d'ombra posteriore facilmente riconoscibile, il muscolo massetere anteriormente, sternocleidomastoideo posteriormente e digastrico, e qui la lacuna dei vasi. Un piccolo artefatto può essere quello di far contrarre il muscolo massetere facendo stringere i denti al paziente. Il massetere si ingrossa, si intrugidisce, naturalmente la parte masseterina o anteriore della ghiandola scivola indietro. I vasi sono facilmente riconoscibili, i vasi profondi con color Doppler, anche all'interno della ghiandola si trovano i rami parotidei, i rami della carotide, che aumentano il loro...